Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi vi portiamo un altro smartwatch perché ci ha contattato la società Yover, la quale ci ha proposto uno smartwatch con una peculiarità che ci ha colpito. Ha integrato il nostro dispositivo vocale. Questo ci ha fatto pensare al potrebbe essere comodo se sono in giro, voglio accendere le luci, il climatizzatore, le solite cose che di solito, vi dicevamo nei precedenti video, si possono fare con dei prodotti che ci danno la possibilità di remotare casa dall'esterno. La società ci ha contattato e ci ha detto che questo prodotto uscirà per fine mese ad un prezzo di 49,99 euro. Togliamoci subito il dente e il dolore, quindi per fine mese lo potrete ordinare se siete interessati. Qui sotto naturalmente vi lascerò il link in descrizione per poter effettuare l'acquisto e vi ricordo che sarebbe cosa buona e giusta, no sto scherzando, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate anche un mi piace. Se poi volete condividere anche i video per noi è il massimo. Questo perché? Perché abbiamo visto che parecchi di voi guardano i nostri video ma non sono ancora iscritti. Ora, posso capire che magari non tutti gli argomenti possono interessare, ma prima o poi qualcosa che vi possa interessare verrà menzionato all'interno del canale. Quindi il consiglio è iscrivetevi. Detto questo, che era un preambolo dovuto, torniamo all'orologio. Lo smartwatch è disponibile nelle colorazioni nero e rosa e può fare molte più cose di quelle che solitamente gli smartwatch di media categoria possono fare. Io direi adesso andiamo a fare l'unboxing come nostra consuetudine, dopodiché andiamo a fare la configurazione con l'applicazione e vediamo come funziona. Questa è la confezione che mi è arrivata a casa. Come vedete subito si nota l'indicazione del nome del nostro assistente vocale. Ormai i package di determinati prodotti di elettronica vengono presentati in questa veste bianca perché comunque diciamo che ricorda molto un'altra marca e non lo so, a me dà un senso di eleganza, o il bianco e il nero a me piacciono molto. Andiamo a vedere che cosa c'è al suo interno. Spellicolato il prodotto, c'è una linguetta in raso. All'interno troviamo il certificato di garanzia, l'orologio ed una bustina contenente USB e dall'altra parte il connettore per poter ricaricare l'orologio. Nella parte sottostante poi il manuale di istruzioni. C'è in molte lingue, tra cui anche l'italiano, che è quello che interessa a noi. Perfetto, fatto l'unboxing, questo è ciò che c'è all'interno della confezione. Procediamo con l'installazione. Fatto l'unboxing, prendiamo l'orologio, dopo aver tolto la pellicola ci dice di premere la ghiera laterale e questo fa sì che si accenda l'orologio, ma naturalmente prima va caricato. Quello che ho notato è che serve, come purtroppo in alcuni prodotti, serve l'adattatore, perché vi viene fornito solo il cavetto. Quello che vi posso far vedere nel frattempo è che nella parte posteriore c'è il pin per poter mettere il caricatore, l'adattatore. È magnetico, quindi questa è una comodità, non potete sbagliare perché nell'altro senso rifiuta la connessione. Adesso carico l'orologio e dopodiché ci rivediamo per fare tutta la configurazione. Una volta acceso ci indica di andare a scaricare l'app che è VeriFit, dopo andremo a fare questa operazione. Spostandoci poi viene fuori il QR code, scansionandolo ci riporta direttamente al proprio store per poter scaricare l'applicazione in questione. Scarichiamo l'applicazione e ci vediamo dopo. Come potete vedere dalla schermata, l'abbinamento è avvenuto in maniera molto semplice. L'app richiede le solite cose, vi fa registrare, vi chiede i dati vostri per poter effettuare la registrazione, quindi la mail, vi manda un codice di verifica per autenticare che la mail sia corretta, dopodiché vi chiederà una serie di dati, l'altezza, il peso, la data di nascita, poi vi chiede di potersi collegare al vostro Bluetooth e a questo punto effettua la connessione. Qui potete vedere com'è lo schermo. Lo schermo ho detto che può essere personalizzato tranquillamente, si possono anche caricare delle proprie fotografie, quindi adesso andiamo a vedere un po' di più le specifiche di questo prodotto. Intanto qui come vedete mi dice che è stato trovato il dispositivo, collegamento corretto, vorrebbe accedere ai tuoi contatti. Io in questo momento gli dico di no. Perché? Perché il prodotto può ricevere e fare telefonate,
ricevere messaggi, quindi leggerli. E adesso, come potete vedere dallo schermo, ci dice di accedere al nostro account Amazon per poter abbinare il nostro dispositivo vocale. Quindi noi adesso andiamo a fare l'accesso al nostro account e ci rivediamo dopo. L'app è stata scaricata. Alla fine vi chiederà poi di mettere una connessione con il nostro dispositivo vocale. Adesso vi faccio vedere com'è. Allora, intanto questo è il quadrante, uno dei tanti che si possono scegliere qui sull'applicazione. Vi faccio vedere direttamente qui sul cellulare. Allora, questo qui è il riepilogo dei dati della salute. Dopodiché abbiamo l'esercizio per poterlo far partire, vedete, corsa al chiuso, passeggiata, ci sono veramente un sacco di possibilità. Si dà l'avvio, vi localizza perché c'è il GPS e a questo punto avrete la possibilità di far partire la vostra sessione di allenamento. Per quanto riguarda il dispositivo, qui in alto abbiamo tutti i dati del dispositivo, quindi il modello, la batteria e la versione e il collegamento al Bluetooth. Andando sotto ci sono i quadranti. Per quanto riguarda i quadranti, cliccando su maggiori informazioni, un po' come nella app dell'Apple Watch, avete la possibilità di selezionare i primi che sono gratuiti. Sull'Apple Watch ce ne sono praticamente quasi tutti, sono tutti gratuiti. Qui invece vi dà la possibilità di selezionarne un tot. Dopodiché cliccando qui invece si va su quelli anche a pagamento, costano comunque 49 centesimi. Però diciamo che se vi sapete accontentare ce ne sono abbastanza anche tra quelli gratuiti. Come vedete ci sono varie tipologie di quadranti, quindi diciamo che vi potete sbizzarrire con questi anche gratuiti. Detto questo, sotto vi dice ci sono le notifiche, le sveglie, le chiamate. Ieri poi ho avuto modo di testare la chiamata perché mi ha chiamato mia moglie e devo dire che si sente e ci si fa ascoltare veramente bene. Il monitoraggio e il collegamento col nostro dispositivo. Una volta cliccato qui vi chiederà di inserire tutte le credenziali. Quindi andrete a inserire l'account e la password del vostro account Amazon, appunto, e a questo punto vi farà il collegamento. Per poter attivare il nostro dispositivo vocale sull'orologio vi basterà o tenere premuto per un tot di secondi e a questo punto potete dare il comando vocale, oppure facendolo scorrere, facendo swipe verso destra, ecco che compare, cliccate ed è pronta a ricevere il vostro comando. Facendo lo swipe verso il basso avete l'impostazione della modalità notturna, il non disturbare, la luminosità che potete andare voi a selezionare e impostare come volete con questo tasto di attivare quando si alza, la torcia, che è semplicemente lo schermo che diventa più chiaro. Dopodiché abbiamo la funzione per togliere le gocce una volta che magari avete fatto la doccia o il bagno. Cliccando lì l'orologio emette dei suoni e delle vibrazioni e questo consente all'acqua di uscire dalle fessure. Questo è un IP68 come livello di impermeabilità. Abbiamo poi le impostazioni, ma qui sono veramente cose basilari. L'orologio si va ad impostare la maggior parte dei casi tutto sull'applicazione. Abbiamo le sveglie, abbiamo la batteria se volete attivare il risparmio energetico e il cerca per i contatti. In questo orologio abbiamo tutta una serie di funzionalità che di solito si trovano su telefoni un po' più di alta gamma. Ma quello che mi ha colpito, ripeto, è quando ci hanno detto che c'era la possibilità anche del comando vocale del nostro assistente vocale, cosa che attualmente io ho un Apple Watch, bisognerebbe scaricare un'app di terze parti a pagamento per poterlo utilizzare e farlo funzionare. Quindi con questo diciamo che si va a risolvere un grosso problema di poter avere comunque il nostro assistente vocale al polso. Io sopperisco a questa cosa avendo il dispositivo vocale anche in macchina con l'Eco Auto, quindi diciamo che perlomeno in macchina sono coperto. Mi dovessi trovare in giro dovrei utilizzare il cellulare con la sua applicazione e così si risolve il problema. Nell'ultima schermata trovate le impostazioni classiche del supporto clienti, la configurazione di determinati fattori, quelli che sono tutti i dati.
impostazione dell'unità di misura, eccetera, eccetera. Andiamo ora ad effettuare una prova del funzionamento del nostro assistente vocale accendendo la lampada che io ho nella sala. Quindi teniamo premuto. Accendi lampada. Ed ecco che è stata accesa la lampada. Come avete notato, io ho schiacciato solo il tasto, non ho dovuto dire il nome del nostro assistente vocale, perché una volta che si preme si attiva automaticamente. Configurazione effettuata, prova effettuata, come avete visto risponde immediatamente al comando, per esempio nel caso che ho fatto prima di accendere la lampada che ho in casa. Trovo molto comodo il poter avere il nostro assistente vocale all'interno dello smartwatch, in modo tale da averlo sempre a portata di polso. Sono tante e varie le funzioni che si possono avere con questo smartwatch. Abbiamo naturalmente poi la registrazione di tutti i vari dati inerenti alla salute. La cosa importante che viene riportata sul manuale, questo ve lo dico a titolo informativo, è far aderire bene il sensore che è posto nella parte sotto con il muscolo. Quindi se per caso vedete che le prime misurazioni secondo voi non sono perfette, vi basterà magari stringere un pelino di più il cinturino e la cosa si dovrebbe risolvere. Tenete sempre presente che stiamo parlando di uno smartwatch da 49,99 euro, che per tutte le funzionalità che ha è veramente qualcosa di eccezionale. L'orologio mi è arrivato circa 2-3 giorni fa, l'ho aperto con voi e configurato con voi. Quindi, ad esempio, il dato sulla batteria da 300 mAh agli ioni di litio, dà come ricarica da 0 in 2 ore. E una durata tra i 5 e i 7 giorni. Questo dato sarà da verificare nei prossimi giorni. Ragazzi, vi ricordo che qui sotto trovate il link in descrizione per poter effettuare l'acquisto. Noi siamo affiliati a Amazon, parlo sempre al plurale perché è come se ci fosse anche mio fratello qui, è un periodo che ha un po' di cose da fare, quindi cerco io di portare avanti il canale, ma nel frattempo non vi preoccupate perché ogni tanto mi manda qualche link per cercare di proporvi sempre delle novità o cose che magari non conoscete. Detto questo, stavo dicendo, siamo affiliati a Amazon e acquistando tramite il link che vedete qui sotto, a noi arriva una percentuale piccola, ma che aiuta il canale a poter crescere. A voi costa zero, perché non pagate nessuna commissione in più. Quindi, se avete intenzione di acquistare questo smartwatch o magari regalarlo a un amico, un parente che vuole entrare nel mondo degli smartwatch perché magari uno sportivo vuole registrare tutti i suoi dati per quanto riguarda le attività fisiche o magari anche un estimatore del nostro assistente vocale, questo potrebbe essere un regalo originale senza spendere una cifra esagerata. Bene ragazzi, io direi che il video si conclude qui e ci vediamo al prossimo. Ciao!